Andrò in Sardegna, a Melis, a trovare una insegnante straordinaria, Marisa Francescangeli. Andrò a trovarla per dirle che ha rappresentato nel modo più alto i principi della cultura italiana, quella che trova in Dante, nell'ultimo canto del Paradiso, una preghiera alla Vergine, che è una delle più straordinarie testimonianze non di fede ma di intelligenza. E l'Ave Maria, la preghiera, il Padre Nostro, la preghiera, che pure sono testi semplici, sono testi che appartengono alla tradizione di un popolo e che un insegnante nei giorni di Natale faccia recitare l'Ave Maria, il Padre Nostro, una preghiera cristiana ai suoi allievi, a delle sue studentesse, è qualcosa che non può che essere guardata con ammirazione e meritare un premio. Caro collega ministro Valditara, tu non puoi tollerare che l'ufficio scolastico della scuola San Vero di Milis sospenda per 20 giorni una insegnante, una maestra, perché ha fatto pregare i bambini in classe per Natale. Se questo non dovesse essere stato, avrebbe fatto un errore l'insegnante, perché quell'Ave Maria è testimonianza della cultura cristiana, non di un'oppressione o di una superstizione, come indica un giornale detto L'Infetto Quotidiano, che dice, dopo l'incredibile sospensione per 20 giorni da parte dell'ufficio scolastico, di gente che merita solo di essere cacciata e non stare mai più in una scuola. Se qualcuno preside ufficio scolastico, chi siano personaggi di cui non conosco i nomi, ha sospeso per 20 giorni, una maestra che non ha fatto altro che riportare tradizioni, comportamenti, usi, che non hanno niente a che fare con la imposizione, sono come una lenta preghiera che ci richiama alla nostra storia, vita, cultura, scuola. Risponde l'Infetto Quotidiano che è giusto aver sospeso lo stipendio e l'attività lavorativa per 20 giorni a Marisa Francescangeli. Non solo, dice uno dei lettori, hanno fatto bene a farle un provvedimento disciplinare, ma quell'insegnante andava licenziata. Andava licenziata perché ha fatto pregare, è un atto di disciplina mentale, è un atto di concentrazione su qualcosa che è la nostra anima, al di là della fede. E niente a che fare. Pregano i musulmani, pregano i buddisti, pregano i cristiani, pregano quelli che hanno un'anima, non un ufficio scolastico che è fatto di cose, non di persone. Valditara, devi agire, ripristinare, premiare questa insegnante, devi farlo, con tutte le polemiche che hanno fatto su di te, sulla tua idea del merito. Il merito è tornare a una dimensione di misura, di disciplina, come la preghiera soltanto può indicare, al di là della certezza di Dio. Andava insegnata perché ha manipolato le menti di innocenti bambini. Fra un po' dovremo licenziare il Papa, dovremo imporgli di non pregare, dovremo impedire alle persone di andare a messa. Siamo in un mondo di pazzi, in un mondo in cui ci si può drogare, è giusto avere rapporti omosessuali, è giusto avere bambini fra due uomini, tutte cose che fanno parte di un mondo che va benissimo. Rispettiamolo quel mondo, ma rispettate il nostro! Rispettate i valori cristiani a cui ci hanno formato. Sono una lenta tradizione che vive dentro di noi, una tradizione di verità, che è la verità di Cristo, uomo, Cristo uomo, che è un esempio, che è quello che leggiamo nei Promessi Sposi, nella Divina Commedia, nell'opera dei grandi poeti. Dobbiamo vergognarci di loro, dobbiamo censurare Dante. Si vergogni l'ufficio scolastico fatto di persone che vorrei incontrare, che guarderò con tutta la mia rabbia e loderò Marisa Francescangeli. No, andava licenziata perché ha manipolato le menti di innocenti bambini, no, li ha cullati con l'innocenza della preghiera. Recitare preghiere è qualcosa che ha una dimensione che ci riporta a un'innocenza altrimenti perduta. Questa è la preghiera. Li ha obbligati a fare un atto contro la loro volontà. A pregare non è un atto contro o pro la volontà.
È una forma di disciplina della mente. È come studiare il latino, è come leggere Dante. Li ha obbligati a fare un atto contro la loro volontà. A quell'età nessun bambino si oppone alla maestra, certo, se uno si deve opporre anche alla maestra, il bambino deve ascoltare ed essere educato. No, ci sono i genitori, vigliacchi genitori, attaccano un insegnante perché fa pregare e trovano ascolto l'ufficio scolastico, ma dovevano in qualche modo tutelare il loro bambino perché rimanga incapace di sentire, magari diventi un mostro, un delinquente, quello andrebbe bene, sarà libero di essere un delinquente. La maestra ha abusato della sua libertà di insegnamento, dicono questi deficienti, per imporre la propria ideologia cristiana cattolica. Ma il cattolicesimo, non sono ideologia, sono comportamento, sono formazione, sono regole di una vita a cui poi puoi anche ribellarti. Io sono stato in un collegio, ma qualcuno doveva chiudere il collegio perché mi costringevano ad andare a messa tutti i giorni. Ma di cosa stiamo parlando? Valditara, prendi l'ufficio scolastico e chiudilo. Eloda questa, aiuta, sostieni questa insegnante, questa maestra che ha fatto pregare, ha semplicemente indicato la disciplina che è la preghiera. Preghiera è disciplina. Belle le monache nei conventi che hanno deciso di fare quella scelta. Volevo impedir loro di farla perché c'è l'ideologia cristiano-cattolica. Deficienti, dementi, infetti. Corrotti, la vostra è una corruzione profonda contro i valori della nostra civiltà, che è quella per cui noi siamo quello che siamo. Le chiese sono piene di opere d'arte che sono preghiere, tutta l'arte è preghiera, Giotto è preghiera, ignoranti, ufficio scolastico di dementi. Melis, vicino a Oristano, dove io andrò, scuola primaria San Vero, dove qualcuno richiama all'ordine che deve essere nella nostra mente, l'ordine di Giotto, l'ordine di Dante, l'ordine di Piero della Francesca, l'ordine di Masaccio, l'ordine di Raffaello, l'ordine di Michelangelo. Questo è nella induzione alla preghiera di Marisa Francescangeli. Sia lodata questa donna e Valditara, ribellati, sii il ministro che devi essere, impedisci che i valori della nostra civiltà siano trattati in questo modo, altrimenti tutto è finito, tutto è finito. I genitori veri, ribellatevi contro quei due dementi di genitori che hanno cercato di proteggere i loro bambini dall'abuso della libertà di insegnamento per imporre la propria ideologia cristiana cattolica. Quale ideologia? Non sapete nulla. Siete l'abisso dell'ignoranza, siete la volgarità e la miseria, siete la criminalità che parte proprio da questi principi. Che non sono principi, sono distruzione di valori. La finta libertà non è libertà. Essere educati da un insegnante è il dovere dell'insegnante, è la disciplina che l'insegnante deve dare ai suoi allievi. E pregare è disciplina. Andrò a Melis a trovare Marisa Francescangeli. Le porterò dal governo che io rappresento tutta la mia solidarietà.